le manchevolezze, perché il divario nord-sud si era accentuato, e non per le scollezioni, si era accentuato perché chiaramente la crisi del grano, altre crisi internazionali, come oggi c'è stata la crisi finanziaria, avevano impoverito le economie più deboli, che erano quelle del Mezzogiorno d'Italia. Ma al di là di tutto, era una realtà che aveva degli stimoli nuovi su cui cercava di muoversi. Io quando parlo, posso dire una cosa blasfema: anche la mafia incipiente era un effetto dinamico all'interno di quella società. Era un effetto negativo, ma c'era, voglio dire, qualcosa si muoveva, no? E soprattutto qualcosa si muoveva con il nascente movimento socialista, che organizzava le leghe contadine, che quindi sperava, negli anni, non solo in Calabria, ma dappertutto, in cui il socialismo cercava di avere un ruolo anche di governo, se fosse stato necessario, come poi è stato necessario e importante. Quindi, quando lo Stato si muove per recidere il movimento mafioso, che era diventato dirompente, che ormai si era appropriato di tutto, anche degli spiriti della gente, no, lo Stato agisce in maniera indistinta. Per il famoso commissario che io descrivo, questo simpatico, eccetera, questo commissario di polizia, a lui gliene fregava, per lui il mafioso era come il socialista, resa dei conti, e quindi ha fatto, come dicevo inizialmente, ha operato in sostanza raccogliendo tutto e buttando via tutto, facendo piazza pulita, piazza pulita.